Come dice il detto, l'unione fa la forza. Ranieri, Honda, insieme in un progetto fantastico. Ranieri H20, motorizzata a 115 cavalli Honda, un package di Honda veramente efficace, conveniente e eccezionale. Partendo dalla console di questo Open da 6 metri di Ranieri, non possiamo altro che dire che è un abbinamento molto bello, è un abbinamento funzionale e adatto alle vacanze in mare e, perché no, a passarsi tutta l'estate, sia a pesca, sia a far sport, sia a divertirsi con la famiglia e rilassarsi soprattutto tra le onde del mare. 6 metri di lunghezza, tutto lungo, e 2,50-2,45 di larghezza. Di conseguenza è una barca carrellabile, la puoi portare con te al mare su un carrello, facilissima da gestire ma anche molto spaziosa e ospitale per tutte le 7 persone che può portare questa barca. Ma andiamo un po' a esplorare questa barca, partendo dalla parte prodiera, quindi davanti, dove c'è il nostro comodissimo prendisole. Seguimi che ti faccio vedere. Svaccato, sdraiato, come sulla scrivania dell'ufficio del capo. Beh, l'ufficio del capo è il mio, quindi non è che possa far tanto il gradasso nel mio ufficio, ma per farvi vedere che si può stare veramente comodi, sia in lunghezza, quindi su tutto il prendisole in questa direzione, che anche in larghezza. Infatti è imbottito tutto il prendisole sui lati, quindi può essere anche molto rilassante semplicemente coricarsi in questa posizione. La parte proprio sotto di me ospita un grandissimo gavone e la parte centrale invece, proprio qua davanti, ha un tavolo fondamentalmente, o comunque una prolunga come questa qua, che volendo è trasformabile a tavolo per poter realizzare un tavolo che può essere ospitato in questa posizione. Se voglio navigare fronte mare, quindi guardando la direzione della barca, ma senza dover intralciare chi è la guida, il comandante della barca, posso mettermi comodamente seduto o seduta, dipende se tu sei donna o uomo, di fronte alla console, che è una bellissima sensazione perché ho tutto il rumore del mare e del vento proprio qua solo per me e mi godo veramente tanto tanto la navigazione guardando in avanti. Honda, con questa alleanza con Ranieri, ha voluto fare qualcosa in più, cioè mettere sul mercato una barca veramente pronta all'uso. Infatti ci sono molte dotazioni già di serie che non è scontato averle sulle barche, come il serbatoio fisso su queste dimensioni non è scontato che ci sia, le luci di navigazione, l'idroguida, un altro accessorio fantastico per poter guidare in sicurezza e col massimo comfort i motori. Proprio sotto il mio braccio sinistro abbiamo lo strumento multifunzione di Raymarine, che ci riporta tutti i dati necessari del motore per poter navigare. Quindi in un piccolo strumento abbiamo tantissime funzioni, anche il controllo dei consumi, i giri, la velocità, veramente uno strumento completo che non poteva certo mancare su un abbinamento così completo come appunto questa barca. Sedile di guida biposto con schienale ribaltabile per poterti anche sdraiare in questa posizione, o se preferisci, se hai bisogno di fare la circolazione che c'hai le vene varicose, ti metti così e ti scende il sangue dalle gambe e ti rilassi ancora di più. Passaggio laterale per accedere direttamente al mare, quindi tuffarsi, scaletta a 4 gradini, doccia, dentro questo sportellino abbiamo anche la doccia, ma ancora più completa è la seduta. Abbiamo anche un lavello proprio sul lato destro e un altro lavello, uno scarico che può diventare o un alloggio per un fornello o altrimenti un altro piano di lavoro, che ne so, devi slamare del pesce che hai appena pescato o magari semplicemente risciacquare la frutta. Comodissimo e pronto all'uso proprio nella praticità di questa barca. Motorino eccezionale, motorino, 115 cavalli, veramente di razza, un motore fantastico, spinge tantissimo. Una bella cilindrata, di conseguenza molto corposo sulle partenze e anche sulle tenute sull'onda. Infatti questa barca è veramente divertente. Basta chiacchiere, tra l'altro ho anche un po' di influenza, quindi non è il massimo della vita continuare a parlare. Stacco di massa ben allacciato, la sicurezza prima di tutto. Ingraniamo la marcia, raddrizziamo il motore, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Seguimi.
velocità minima di planata siamo a 17 nodi e mezzo, dai, facciamo 18, ma andiamo a vedere la velocità massima che fa. Affondiamo il gas. Wow, 33 nodi di punta, un bel andare. Bene, è vero che è monotono, che dico sempre che mi diverto, quello sì è vero, però raga, non è che me lo invento, si vede anche dalle facce che faccio. Mi diverto a provare le barche, mi diverto a provare le belle barche, i begli abbinamenti come questo 115 cavalli di Honda con questa fantastica Ranieri H20. Bene, tutte le informazioni tecnico-commerciali le trovi nella descrizione di questo video. Perché? Perché questo abbinamento potrebbe essere presto tuo. Quindi informati bene, leggi tutta la scheda tecnica se vedi che sei interessato. Se poi dopo capisci che potrebbe essere di tuo interesse, dopo questo bel video e questo mio divertimento mentre ho fatto il test della barca, puoi anche contattarci. Infatti in fondo al video trovi tutti i nostri indirizzi, i numeri di telefono, l'indirizzo mail per poterti mettere in contatto con noi, fissare un appuntamento anche nel fine settimana qua sul Lago di Garda presso nostra sede, dove potrai venire a vedere con i tuoi occhi questa barca, toccarla con le tue mani e perché no farla presto tua. Per chiudere, dal Lago di Garda è tutto, buon vento e occhio sempre al meteo.